poche mosse, la tattica è quella del logoramento e dell'assedio. Le forze russe in Ucraina avanzano lentamente, circondano le città stremate dall'assenza di rifornimenti, bombardano le rotte dei corridoi umanitari. Le maggiori città dell'est e del sud, Kharkiv, Mariupol e Cherkiv, sono circondate, come Kiev d'altronde. 50, dice il presidente ucraino, sono i bimbi morti. Uno nell'assedio è morto di sete. Notizie funerie arrivano anche da Sumi, dove è iniziata l'evacuazione della città a nord di Kiev dopo che, nottetempo, un bombardamento ha fatto 21 vittime, tra cui due bambini. Il presidente russo Vladimir Putin ha contro la maggior parte del suo popolo e prova a rassicurare. I soldati arruolati non partecipano e non parteciperanno a combattimenti. Non ci sarà nemmeno un ingaggio aggiuntivo di riservisti. Gli obiettivi fissati sono portati avanti solo da militari professionisti. Sono sicuro che stanno garantendo sicurezza e pace al popolo russo in modo efficace. Dall'altra parte del fronte, intanto per le strade di Kiev, suona l'inno nazionale ucraino mentre la popolazione si aspetta da un momento all'altro un assalto russo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a bacchettare l'Occidente. La colpa pesa sugli invasori, ma la responsabilità di questo è di coloro che non sono stati in grado di prendere una decisione da qualche parte in Occidente per 13 giorni, da qualche parte negli uffici. La responsabilità è anche di quelli che non hanno ancora protetto il cielo ucraino dagli assassini russi. E il riferimento è alla no-fly zone che la NATO non ha voluto istituire per di fatto non entrare in guerra con i russi. Resistono gli ucraini a Kherson, a Melitopol, a Chernigov. Hanno manifestato in piazza contro le truppe d'occupazione russe. A Chalinka i soldati russi hanno sparato per disperdere i manifestanti.